L'oggetto nasce dall'esigenza di raccontare una storia sul tempo. Ho pensato ad una clessidra e ho pensato di bucare la clessidra, far scappare, far sfuggire la sabbia che la conteneva, così come a noi sfugge il tempo dalle mani. Serve a misurare un tempo diverso, un tempo forse di cui noi oggi abbiamo più bisogno. Non un tempo segnato dall'orologio, ma un tempo segnato dalla casualità. E la possiamo utilizzare ovunque, su un tavolo, mentre pranziamo, a casa ci fa compagnia per creare un'atmosfera particolare. Se la regalerei? Sì. Sì, non fosse altro per raccontargli una storia sul tempo e per avere il tempo di raccontargliela.